Io sono certa 100% che hanno fatto questo lavoro a lui. Mio figlio da solo non faceva perché lui era pieno di progetti, mi aspettava, era contento, come sempre. Non crede al gesto volontario Maylin Estrada, giovane madre cubana che da 9 lunghi mesi ormai chiede che venga fatta piena luce sulla morte di suo figlio Daron, braciere ventenne in un locale di Piazza Muzzi a Pescara, trovato senza vita a novembre nel retro con un cavo intorno al collo. E vuole vederci chiaro anche la procura con l'indagine affidata al PM Anna Maria Benigni che, come spiega l'avvocato Vincenzo Dicenzo, sta facendo accertamenti sulla base dell'esame autoptico, l'analisi sul telefonino della vittima e sui DVD delle telecamere di videosorveglianza. Ci sono tre tipi di perizie, due inerenti ai DVD delle telecamere e una inerente al cellulare del povero ragazzo. E poi chiaramente c'è l'esame autoptico, di cui ad oggi non abbiamo alcun risultato. Ritengo che ci siano degli approfondimenti, e quindi, ci vorrà il tempo affinché questi approfondimenti di carattere chimico, fisico siano accertati, insomma. Noi siamo in fervida attesa perché la signora chiaramente vorrebbe essere portata a conoscenza della vera morte del di lei figlio. E conoscendo la scrupolosità della PM Anna Maria Benigni, il fatto che ancora dicano nulla sull'esame autoptico lascia intendere che anche la procura abbia seri dubbi su questa vicenda. È una logica condivisibile. Da diversi mesi Dairon viveva nel retro del locale e lavorava con un contratto definito da lui stesso capestro. Io sto a fare la guerra qua dentro, non è che sto a fare. Ma per quale motivo era costretto all'oscuro di tutti, anche della madre, a dormire nell'arretro del locale? Perché mio figlio dormiva lì? Perché? Io questo voglio. Da quanto tempo più o meno dormiva lì? Dal mese alla fine agosto, penso io. Dalla fine E lui agosto. non aveva mai detto a nessuno che aveva deciso di dormire Lì sapevano tutti. lì. Però tu E non lo lui le ha sapevi. dato le chiavi, il proprietario, penso, le ha dato le chiavi, se no chi le dava le E però tu non sapevi questo, nessuno ti aveva chiavi? No, detto che questo aveva deciso. nessuno mai detto, mai detto, mai. Nessuna pista viene esclusa, nemmeno quella di uno sgarro legato al mondo della droga. E del resto la scena in cui è stato trovato il corpo di Dairon, tra l'altro dalla stessa madre, pone notevoli dubbi. Ad oggi, ripeto, non sappiamo se si tratti di suicidio, di un suicidio per cui a cui è stato spinto il ragazzo o se si tratta addirittura di omicidio. Era contento della vita, non è che era proprio, era uno che diceva che la vita era un dono, che Dio ci ha dato la vita e si doveva vivere, che nessuno se la doveva mai togliere. E lui non aveva nemici in un'altra parte, non è che era lì, il problema era lì dentro era, lì dentro.